Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria. Due aerei hanno colpito le torri gemelle. Chi poteva tutti pensare... ricordiamo cosa stavamo facendo l'11 settembre 2001, quando scoprimmo dell'attacco a New York. Io stavo facendo fare esercizio a un gruppo di anziani prima di entrare in piscina. Io avevo appena finito un colloquio di lavoro. Io stavo facendo merenda da mia nonna. Io avevo 5 anni, non me lo ricordo neanche. Allo stesso modo, molti di noi ricordano quando hanno realizzato per la prima volta la gravità della crisi climatica. Per me è stato il documentario di Al Gore del 2006. Per me è stato un grafico, nel 2018. Per alcuni sono state le parole di Greta Thunberg alle Nazioni Unite nel 2019. How dare you? O i 50 radi spiovati in Canada nel 2021. Ma c'è un anno in cui la crisi climatica diventa mainstream, il 2015. L'anno dell'Agenda 2030 dell'ONU. Degli accordi di Parigi. Dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. L'anno in cui la crisi climatica diventa mainstream anche nel mondo della finanza. Our very world is changing with profound implications for insurers, for financial stability and for the economy. Certo, c'era chi se ne occupava già da anni. Ma è il 2015 l'anno in cui si diffonde la consapevolezza che la crisi climatica è una minaccia per la stabilità del sistema finanziario globale. E che la finanza può avere un ruolo da protagonista nella prevenzione e nella mitigazione di quel rischio. Ma cosa c'entra la finanza con la crisi climatica? La crisi climatica è un problema per le imprese e quindi per i loro titoli finanziari, perché le espone a una serie di rischi che busseranno alla loro porta. Rischio fisico. Le ondate di calore, i nubifragi, le trombe d'aria aumenteranno in frequenza e in intensità, provocando danni a edifici, mezzi di produzione, infrastrutture, colpendo soprattutto le imprese che avranno sottovalutato lo rischio. Rischio legale. Per far fronte all'emergenza climatica, le normative internazionali sono sempre più esigenti. Il rischio per le aziende che non stanno al passo è di passare sempre più tempo nelle aule di giustizia. A maggio 2021, ad esempio, una grande compagnia petrolifera viene costretta dal Tribunale dell'AIA a ridurre le proprie emissioni di CO2 per allinearsi agli accordi di Parigi. Era la prima volta che capitava una cosa del genere. Rischio reputazionale. Pensate a sentenze esemplari come quella dell'AIA, ma anche ai disastri ambientali causati da alcune società petrolifere o agli scandali che hanno coinvolto alcune aziende della moda low cost. Sono tutti episodi che creano un danno alla reputazione di un'azienda e quindi all'azienda stessa. Ci sono aziende che si stanno attrezzando per mitigare questi rischi, altre meno, altre solo in apparenza. Le imprese che corrono più rischi, beh, quei rischi li fanno correre anche a noi risparmiatori se abbiamo investito nei loro titoli. Ma il legame tra finanza e crisi climatica non si esaurisce a un discorso di protezione del nostro risparmio. Il modo in cui investiamo i nostri soldi può essere parte della soluzione o della mitigazione della crisi climatica stessa. I nostri risparmi possono ad esempio essere investiti in imprese che hanno l'intento di generare, insieme a un ritorno economico, un impatto ambientale positivo. Pensate alle aziende che producono energia da fonti rinnovabili o a quelle che riciclano i rifiuti e li reimmettono nel ciclo produttivo. Oppure possiamo decidere di non investire i nostri risparmi in alcune imprese che hanno un effetto negativo sul clima. Come le compagnie petrolifere prive di strategie credibili di decarbonizzazione o gli allevamenti intensivi. I mezzi per contrastare il cambiamento climatico sono molti. La ricerca scientifica, un altro modo di produrre, un altro modo di consumare. Ma anche un altro modo di investire. Per aiutarci a valutare anche questi aspetti quando investiamo i nostri risparmi, l'Unione Europea sta lavorando perché ci vengano fornite informazioni sul reale impatto ambientale del nostro investimento. Lo abbiamo detto, ma ripetiamolo. La finanza non è uno strumento neutro rispetto alla crisi climatica. Con le nostre scelte di investimento possiamo decidere di proteggere i nostri investimenti dai rischi della crisi climatica. Ma anche contribuire a mitigarne gli effetti. Quindi che facciamo? Parlatene con la vostra banca, col vostro consulente finanziario, cercate in rete. La parola chiave non è solo finanza, è finanza sostenibile.